anche come moderatore. Ringrazio i colleghi e il Comune di San Paolo per questa occasione abbastanza importante, perché ci vede riuniti in un contesto di ambiente vasto dove abbiamo interessi comuni, seppur divisi in diversi comuni della provincia. Passo ai saluti istituzionali del dottor Costantino Pino, sindaco di San Paolo Civitate. Non si sente. Buonasera a tutti. Vi do il benvenuto a San Paolo Civitate. Siamo tutti più o meno della zona, conoscete il territorio. Vi stiamo ospitando questa sera nell'aula consiliare che è all'interno del Museo Civico Archeologico di San Paolo. Il Museo Civico vi invito a tutti a visitarlo, anche perché nel mese di luglio è stato inaugurato a seguito del nuovo finanziamento del GAL, Daunia Rurale di San Severo, è stato inaugurato tutta la parte multimediale del museo, quindi abbiamo cercato di valorizzare anche tutto l'aspetto multimediale con degli strumenti di riproduzione proprio dei reperti archeologici. Quindi vi invito tutti, e se volete anche tramite il vostro collega l'avvocato De Santo o l'avvocato Neri, che si può organizzare proprio, se volete, una visita guidata con il personale che vi può spiegare tutta la storia del nostro territorio. Vi do anche un'altra bella notizia: noi, sempre nell'ottica di valorizzazione del nostro territorio, perché stiamo parlando del museo in questo momento, abbiamo appena ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro per valorizzare una scoperta archeologica molto rilevante. Abbiamo scoperto un anfiteatro romano a San Paolo, quindi abbiamo appena avuto un finanziamento della Regione Puglia di 1 milione di euro per far sì, per continuare gli scavi e dimostrare al Ministero dei Beni Culturali che sotto quel terreno c'è effettivamente un anfiteatro integro. Con il Ministero si è impegnato già e si è riservato che, se ci sono le condizioni, provvederà con un finanziamento molto cospicuo alla valorizzazione dell'intera area. Premesso questo, sono felicissimo e contento che Dionigi all'epoca mi ha proposto questo evento qui a San Paolo, anche perché è un evento in una materia che mi interessa. Io faccio il commercialista, quindi è un argomento che mi interessa professionalmente, e quindi approfitterò del vostro incontro per cercare di capire quanto più possibile. Non voglio rubare altro tempo agli interlocutori che mi succederanno, anche perché sono parecchi a quanto ho visto, e quindi vi ringrazio e buon proseguimento di giornata. Credo agli originieri l'anima di questo evento, che ha stimolato un po' tutti quanti ad accorgerci intorno al tema di oggi. Passo la parola all'avvocato De Santo, assessore del Comune di San Paolo. Sì, grazie. Buonasera a tutti e bentrovati. Siamo felici come amministrazione di poter avere questo convegno organizzato veramente con maestria da parte del collega amico Dionigi Neri, a cui veramente va un applauso, perché è stato il vero autore di questo convegno. Vi accogliamo, come diceva il sindaco, all'interno della nostra sala consiliare, che è incassonata in questa splendida cornice del chiostro dell'ex convento. Per quanto riguarda, permettetemi di fare uno spot per il nostro comune, ovviamente. Per quanto riguarda quello che diceva il sindaco, riferito al museo, effettivamente io mi sono permesso, sindaco, di chiedere alla nostra dipendente, dottoressa Raffaella Corvino, che è anche archeologa e colei che si occupa della cura del museo,
di venire qui alla, al termine del convegno, quindi chi vorrà fare una visita guidata su al museo potrà farla. Vi consiglio veramente di visitarlo perché è un museo interattivo, un museo moderno, diverso dal solito, e quindi se volete c'è questa possibilità. Vogliamo ringraziare innanzitutto il Consiglio dell'Ordine che ha accreditato l'evento, vogliamo ringraziare le associazioni che hanno in sinergia lavorato a questo evento, qui rappresentati dai loro presidenti, l'Associazione Unione Avvocati San Severo, l'Avvocato Alfredo Ciavarella, qui abbiamo l'Avvocato Raffaele Di Giovine, Presidente della Camera dei Tributaristi di Foggia, e poi abbiamo l'Avvocato Tucci, eccolo lì, che è il Presidente e quindi rappresenta l'Associazione Territoriale degli Avvocati di Lucina. È stato un bel lavoro di squadra, il fatto che queste tre associazioni territoriali hanno lavorato insieme a questo progetto è una cosa importante. Io spero che ci siano altre collaborazioni di questo tipo, perché anche questo è un momento di crescita e di formazione per tutti quanti. Io devo dire di essere orgoglioso veramente per essere riusciti a portare questo convegno degli avvocati qui a San Paolo, perché è la prima volta, non c'è mai stato un convegno qui a San Paolo. Ritengo che sia anche un segnale importante anche per i cittadini, perché comunque è un modo per dire ai cittadini, ecco, le istituzioni, la giustizia è vicina, non è lontana. Quindi benvengano questi convegni e speriamo che ce ne siano altri. Ringrazio anche i relatori, perché ho potuto verificare dall'incipit dei vari interventi che sicuramente ritengo che sarà un convegno interessante, perché ho visto che non ha solo un taglio dottrinale, sostanziale, ma anche processuale, quindi utile per noi che siamo addetti ai lavori. Ringrazio nuovamente tutti per la presenza e passo la parola a al collega, l'avvocato Tucci, per i colleghi di questa parte. Ringrazio ancora una volta la presidenza, il quale ha pronunciato parole importanti in merito alla cultura nazionale, a seguire il presidente del prego, presidente Tucci. Allora, io innanzitutto ringrazio tutti per essere qui. Sarò probabilmente ripetitivo, ma se oggi siamo qui, un grazie va soprattutto a Dionigi, che ci ha tenuto tanto affinché si tenesse questo evento, affinché si tenesse qui, e noi siamo stati chiaramente felicissimi anche di, insieme agli altri colleghi che rappresentano l'Associazione Unione Avvocati San Severo e la Camera degli Avvocati Tributaristi, di aver contribuito nel nostro piccolo chiaramente alla realizzazione di questo evento. Poco fa noi stavamo anche già parlando di un eventuale prosieguo, sarebbe bello magari, trattandosi di un convegno che ha un taglio estremamente pratico, sarebbe bello anche pensare ad un ulteriore appuntamento al fine di poter magari vedere quelle che sono le evoluzioni. Oggi ne parleremo anche di qualcosa che diciamo è ancora in fieri, parleremo anche di Io Digitale, ne parlerà poi ovviamente anche il collega Agnusdei, quindi sarebbe bello vedere e poter studiare insieme quelle che sono le evoluzioni che man mano stanno caratterizzando il processo tributario. Io ovviamente non mi voglio dilungare, ringrazio di nuovo tutti, ringrazio il sindaco per averci accolto in questa splendida cornice e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Allora, veniamo al tema principale. In realtà si tratta di una materia matematica che sta cambiando momento per momento, sia in ragione delle evoluzioni giurisprudenziali che delle attuali riforme che stanno per entrare in vigore. Stiamo parlando del decreto delega data la Camera, probabilmente ci sarà una riforma nel diritto deputato. Sì. Buonasera a tutti, porto i saluti della Camera degli Avvocati Tributaristi di Foggia,
ringrazio l'amministrazione comunale di San Paolo per averci ospitato, ringrazio i presidenti delle associazioni che insieme alla Camera Tributaria hanno collaborato al fine di rendere possibile questo evento, ringrazio anche l'Ordine degli Avvocati di Foggia per la disponibilità manifestata e ringrazio tutti voi per essere intervenuti. L'oggetto del mio intervento sarà appunto le prospettive di riforma del sistema della riscossione alla luce di quella che è stata la legge delega, la 111 del 2023 approvata in agosto, una legge delega che ha appunto autorizzato il governo ad approvare i decreti legislativi. Adesso abbiamo avuto solo il primo schema di decreto legislativo che riguarda il processo e noi come Camera Territoriale e come Unione Nazionale delle Camere Tributarie, di cui mi onoro di far parte essendo componente del Collegio dei Revisori, stiamo lavorando alacremente per incentivare uno sforzo di correzione rispetto alla bozza che è uscita fuori dal Consiglio dei Ministri al fine di apportare appunto quelle modifiche e correzioni che per noi professionisti e noi avvocati sono necessarie rispetto a quello che sarà appunto l'assetto definitivo del processo tributario, che già aveva visto nel 2022 una prima riforma col governo Draghi, ma che aveva assunto appunto dei connotati utili più che altro necessari a riscuotere la prima tranche del famoso PNRR. Per quanto riguarda invece il sistema che verrà fuori dal prossimo schema di decreto legislativo, questo non è ancora a noi noto, però sicuramente la legge delega detta dei parametri molto importanti rispetto a quello che era l'originario sistema della riscossione. Il sistema della riscossione è stato delineato 50 anni fa con il DPR 602 del 1973, ma considerate che in 50 anni il sistema di riscossione non ha granché funzionato. Questo perché allo stato attuale abbiamo 1.100 miliardi di crediti tributari non riscossi. Questo è un grande vulnus per lo Stato italiano che negli ultimi 10 anni, attraverso i meccanismi e i procedimenti di rottamazione, l'ultimo dell'anno scorso, la rottamazione quater, ha cercato quindi di incamerare tutto ciò che era possibile anche di fronte a situazioni che in molti casi per noi avvocati abbiamo appunto evidenziato nel nostro agire quotidiano risultavano in parte non riscuotibili perché vi era già una pretesa che era o vi era un'attività riscossiva per cui non poteva era già decaduta l'agenzia entrate riscossione da quell'attività riscossiva appunto posta in essere. Quindi i problemi che si sono posti in 50 anni oggi vogliono essere, cioè almeno il Parlamento ha dato input al governo per superare quei punti di criticità che si sono manifestati nel corso di questi ultimi 50 anni. Mi riferisco soprattutto a un dualismo. Il dualismo tra Agenzia delle Entrate e quello che era una volta il concessionario esattoriale, poi concessionario della riscossione, poi agente della riscossione. Prima in Equitalia S.p.A., poi Agenzia Entrate Riscossione. Questo bel dualismo sarà superato attraverso l'incorporazione in Agenzia delle Entrate di tutte quelle funzioni che oggi spettano all'Agenzia Entrate Riscossione. Quindi l'agente della riscossione, come l'abbiamo conosciuto finora, non esisterà più. Era già un progetto che era stato delineato qualche anno fa, ma che allo stato attuale, con la legge delega dell'articolo 18, sembrerebbe già in corso, addirittura di arrivo. Quindi vedremo cosa sarà nello schema di decreto legislativo che verrà fuori e sarà approvato dal governo. In questo, come vi ho detto, sia le nostre Camere Territoriali che l'Unione Nazionale Camere Tributarie stanno cercando di svolgere una moral suasion, quindi rispetto agli organi parlamentari, agli organi governativi, ma soprattutto agli organi ministeriali che in questo caso svolgono un ruolo preponderante perché la nostra controparte è sempre il MEF. E quindi in questo caso anche l'UNCAT sta cercando appunto di indirizzare il governo, indirizzare gli organi parlamentari perché ci sia un'attività che non sia sfavorevole o maggiormente sfavorevole per il contribuente rispetto a quello che sarà poi il quadro normativo che verrà fuori dal decreto legislativo finale, quindi di approvazione appunto della riforma del sistema nazionale di riscossione. Quindi detto questo, quindi a fronte di un'unica figura che sarà quella dell'Agenzia delle Entrate, sicuramente le tutele per il contribuente cambieranno e cambieranno anche in maniera sostanziale.
Viene previsto un meccanismo per il quale non ci sarà né più il ruolo né più la cartella di pagamento. Questo che cosa significherà? Significherà che il governo sicuramente, e quindi nell'adozione dell'atto finale del decreto legislativo, adotterà dei meccanismi per cui l'atto impositivo, e mi riferisco anche alla semplice comunicazione di irregolarità che credo molti di noi hanno conosciuto, la famosa irregolarità per mancato versamento dell'IVA trimestrale, per la quale il professionista molte volte richiedeva nei 30 giorni la famosa radiazione, non sarà più un invito spontaneo ad adempiere, ma sarà dotata di un'efficacia esecutiva. Questa efficacia esecutiva proprio perché non abbiamo più la figura giuridica del ruolo e la figura giuridica della cartella di pagamento. Tutto sarà centrato in una fase antecedente. Questo perché? Perché lo Stato tenta in questo modo di anticipare dei passaggi tecnici per arrivare ad una fase esattiva molto più veloce. Quindi l'efficacia e l'efficienza, che sono due presupposti individuali della legge delega, devono essere accelerati e contemplati appunto da una procedura che deve permettere lo Stato in condizione di riscuotere, e riscuotere sicuramente. Questo viene fa di pari passo all'articolo 75 bis della DPR 602 del 73, che prevede una facilità nei pignoramenti. Quindi lo Stato, attraverso un meccanismo di interoperabilità delle banche dati, a cui si accompagna un meccanismo di accelerato di intelligenza artificiale, che noi come Camere Tributarie conosciamo e abbiamo conosciuto facendo parte direttamente del progetto Prodigit. Mi permetterete una breve digressione: il progetto Prodigit è un progetto di applicazione dell'intelligenza artificiale al sistema tributario non solo nella fase di accertamento, non solo nella fase di riscossione, ma anche nella fase processuale. È un sistema avanzato che determinerà persino nella prospettiva che è stata delineata la creazione e la realizzazione di sentenze attraverso l'intelligenza artificiale, tant'è che il giudice potrà, e io evidenzio, potrà discostarsi da quello che la macchina emette come sentenza. Questo potrebbe costituire un vulnus non solo per il giudice ma anche per l'avvocato. Questi elementi sono stati evidenziati dal sottoscritto in rappresentanza della Camera di Foggia al Congresso Nazionale di Firenze che si è svolto a febbraio dell'anno scorso, perché l'ottica tributaria che è antisignana rispetto a quello che poi sarà l'applicazione anche nelle altre giurisdizioni potrebbe determinare nel futuro l'applicazione della figura dell'avvocato robot, ma anche del magistrato mero certificatore di sentenze create da un algoritmo. E vi racconto questo breve passaggio: un collega che fa parte della commissione mi rappresentava, il presidente della CAT Veneto, gli fa parte di quella commissione come unico avvocato, faceva parte con lui un professore di filosofia e vi erano 15 ingegneri informatici, e mi rappresentava le sue evidenti difficoltà nel capire, nel comprendere come potesse essere strutturato un algoritmo. Quindi questo per darvi la stura di una situazione che è in fieri, ma rispetto alla quale l'avvocatura dovrebbe tenere alta la guardia, perché una situazione di questo tipo può sicuramente denaturalizzare la nostra professione e quindi renderla poi vittima o schiava di un sistema che è un sistema informatico altamente all'avanguardia. Ritornando al concetto, alla problematica della riscossione, non voglio deviarvi sui problemi dell'intelligenza artificiale, ma credo che siano tutti noti. Ritornando al problema della riscossione, vi sono delle problematiche sicuramente di non poco momento rispetto a delle fattispecie che riguardano soprattutto gli avvocati che calcano le aule civili più che le aule tributarie, e mi riferisco a quelli che sono i mezzi di opposizione all'esecuzione disciplinati dall'articolo 615,2 e 617 del codice di procedura civile. Il nuovo schema, l'articolo 19 della legge 111 del 2023, prevede per l'appunto che queste due forme di opposizione trovino la loro tutela giurisdizionale innanzi al giudice tributario qualora l'avvocato o la parte intenda
intenda sollevare, recepire dei vizi relativi alla notificazione degli atti presupposti rispetto all'atto di pignoramento. Capite bene che è un cambio di paradigma questo, non solo che parte della dottrina accoglie favorevolmente perché ritiene in questo modo legittimante maggiormente la giurisdizione tributaria, la cosiddetta quinta giurisdizione, ma pone dei problemi operativi per noi operatori del diritto, per noi avvocati. Per questo perché? Perché 615 e 617 sono due procedimenti che i colleghi Dionigi, collega Ivan, con i quali ci confrontiamo spesso, adottano appunto per l'impugnativa innanzi al giudice ordinario delle famose cartelle di pagamento, e sono dei mezzi appunto di recupero di quello che non era stato impugnato precedentemente. Quindi questo meccanismo di recupero sicuramente va fatto di fronte a un giudice naturale, che è il giudice dell'esecuzione. Farlo di fronte al giudice tributario pone un problema. E il problema qual è? Quello dei mezzi che il giudice tributario dispone, perché noi ci troviamo di fronte a un giudizio che non è un giudizio civile e quindi un giudizio di merito, ma un giudizio impugnatorio di merito, un giudizio demolitorio di un atto amministrativo. Il giudice tributario non ha i poteri propri del giudice dell'esecuzione, non avendo quei poteri quindi non può sindacare della pignorabilità dei beni, potrebbe solo valutare eventualmente la sequenza procedimentale corretta o meno, ma ci troviamo di fronte a una situazione di impasse dell'ordinamento. Quindi questo l'abbiamo evidenziato già come Camera Territoriale e l'abbiamo sollecitato all'Unione Camere Tributarie, ma il problema di fondo è che mancherebbe una norma di raccordo, qual è l'articolo 618 bis che viene in realtà utilizzato dai colleghi che impugnano ad esempio cartelle in materia di INPS e INAIL, mi correggerà chi se ne occupa se sto errando, ma il 618 è una norma di raccordo dell'ordinamento, quindi permette al bis, mi corregge giustamente il collega, il 618 bis permette come norma di raccordo appunto di impugnare innanzi al giudice del lavoro le cartelle di pagamento INPS e INAIL, e quindi in questo modo recupera un ruolo importante nel sistema, cosa che non è prevista adesso dalla legge delega. Quindi tutto quello che il giudice tributario può fare in realtà è limitato a che cosa? A verificare la regolarità del procedimento di formazione dell'atto e quindi di notificazione. Ma di fronte a un pignoramento capite bene che vi è un limite. Un limite che è poi dettato dall'articolo 19 del decreto legislativo 546 del 92, il quale appunto non annovera gli atti di pignoramento tra gli atti autonomamente impugnabili. Quindi vi sono determinate criticità che emergono dalla legge delega, criticità che noi come Camera ci sentiamo di sollevare, che abbiamo già sollevato dall'analisi effettuata all'interno dei nostri associati, e che sicuramente produrrà un testo che sarà poi prodotto all'Unione Nazionale perché appunto sia poi rivisto a livello nazionale, quindi costituisca uno stimolo anche rispetto alle posizioni del legislatore che assumerà appunto adotterà lo schema di decreto legislativo che poi come prassi dovrà andare innanzi alle commissioni competenti. Quindi la questione, la problematica è una problematica in fieri, una problematica che involge diversi aspetti del diritto tributario, ma che adesso richiede anche la conoscenza e conoscibilità appunto delle disciplina prettamente processual civilistica e della disciplina della procedura esecutiva. E quindi quello di cui ho sempre parlato con i colleghi, quella che è l'interdisciplinarità del diritto tributario, che come diceva il mio maestro il professor Fanzoni in realtà è un quadriglio di norme, perché il diritto tributario contempla in sé tutti gli altri rami del diritto, proprio perché involge l'aspetto del diritto civile, del diritto amministrativo e quindi del diritto pubblico in generale, del diritto penale, e quindi ritroviamo il diritto tributario un po' tutti gli aspetti caratterizzanti le altre discipline. E con questo vi lascio sicuramente con dei dubbi, non con delle certezze, quindi la mia relazione più che una relazione è stato un intervento, ma mi auspico che anche dai colleghi intervenuti possano esserci motivi di spunto e di riflessione, quindi chi di voi vorrà e sarà ben accolto nella nostra Camera appunto per sollecitare in questa attività di
risprono non solo la nostra Unione Nazionale, ma anche appunto, gli organi parlamentari e gli organi governativi, affinché appunto sia maggiormente tutelata la nostra professione anche nel suo esercizio quotidiano. Con questo vi ringrazio e passo la parola a Carolina. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Pensare che un algoritmo possa decidere una nostra causa veramente fa un po' paura. E la fortuna è avere anche delle associazioni come la Camera degli Avvocati che in questo momento sta cercando di porre un argine, un baluardo a delle norme che potrebbero essere incostituzionali, che a mio parere già lo sono se andiamo a esaminare avanti l'argomento. Grazie ancora Avvocato Di Giorgi, e credo che il secondo intervento dell'avvocato Spada. Però un attimo posticipare alcuni interventi perché dobbiamo andare avanti. Allora, sì, c'è qualche collega che è stato trattenuto in tribunale, è riuscito a liberare. Sì, l'avvocato liberatore. Allora in questo momento l'avvocato Di Giorgi ci ha presentato alcuni aspetti problematici delle opposizioni che bisogna fare. Adesso non sappiamo, io personalmente non so cosa succede nei giudizi, qualcosa di più ce lo può dire l'avvocato di origine che è in prima linea e essendo incerto nel suo intervento ci può dare alcune considerazioni pratiche su come fare, perché noi siamo allo sicuro. Grazie avvocato. Grazie. Buonasera a tutti, io sono emozionato perché insomma, come diceva l'avvocato De Santo, è la primissima volta che San Paolo ospita un convegno di questo tipo e giustamente l'avvocato Ciavarella mi punzecchia sul pratico. Come avete potuto notare anche dalla locandina, la mia sarà una relazione certamente non accademica come quella dell'ottimo avvocato Di Giorgi, che anche cultura della materia e quindi è abituato molto più di noi ai convegni, è molto più di noi abituato a studiare diciamo, i tecnicismi delle leggi. Io però dico che per ogni riforma che viene fatta, e l'abbiamo subita una adesso che è quella della riforma Cartabia, che inevitabilmente incide anche sul processo esattoriale o tributario, perché sono due processi che si intersecano ma non sono la stessa cosa, quando il processo esattoriale lo si fa dinanzi all'autorità ordinaria. Infatti io prima di arrivare ai punti critici che secondo me sono da sottolineare e da prospettarvi, vi devo ricordare quali sono gli atti che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione può porre in essere nei confronti del contribuente. Sono più di uno. Tutti quanti conosciamo la cartella di pagamento. Dopo la cartella di pagamento c'è l'intimazione di pagamento e poi eventualmente ci potrebbe essere o il preavviso di fermo amministrativo o il fermo amministrativo o il preavviso di ipoteca immobiliare e poi l'ipoteca vera e propria, oppure il pignoramento mobiliare, di solito presso terzi, o rarissime volte il pignoramento immobiliare. Questi atti devono essere posti in essere dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione in questa sequenza. Mi spiego meglio. L'atto principe è la cartella di pagamento, che però ha una efficacia temporanea, perché se l'azione esecutiva non viene eseguita entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, l'Agenzia della Riscossione non può porre in essere i provvedimenti, gli atti cautelari o esecutivi. Per farlo ha bisogno di un altro atto, che è l'intimazione di pagamento, che altro non è che una cartella, ecco scusate il termine più grande, perché può comprendere, di solito comprende più cartelle, magari anche che hanno diversi crediti sottesi alle stesse cartelle,
Perché? Perché serve all'Agenzia delle Entrate Riscossione per riattivare l'efficacia della cartella di pagamento ad essa sottesa. Ci è capitato molte volte di vedere e di fare delle opposizioni, soprattutto ad intimazioni di pagamento, eccependo la mancata notificazione della cartella e quindi dell'atto presupposto. Questo lo si fa abitualmente e, come diceva l'avvocato di Giovane prima, adesso, ancora adesso, si applica, o meglio, fino al 28 febbraio di quest'anno, si applicava pacificamente davanti all'autorità ordinaria l'articolo 615 primo comma o 617 primo comma, perché fondamentalmente, eccependo il difetto di notifica, si andava a richiedere, a eccepire la prescrizione del credito sotteso alla cartella stessa. Adesso la questione cambia con la riforma. Perché? Perché si è già creato il problema, per esempio davanti al giudice di pace, dove di solito si impugnano le cartelle che contengono le multe, le sanzioni amministrative. Chiaramente voi sapete meglio di me che il giudice di pace fino a 15.434 euro ha la competenza esclusiva e funzionale per questo tipo di materia. Prima si faceva anche in quel caso l'atto di citazione ai sensi del 615 primo comma. Adesso però con la riforma cartacea pare, sottolineo pare, che non si possa più, non si debba più presentare l'atto di citazione dinanzi al giudice di pace per opporre la cartella come se fosse un atto di precetto, per capirci. Ma devi necessariamente farlo, dice il 319-320, con ricorso. Ovviamente questa è questa modifica è soprattutto politica, perché noi che cosa facevamo prima? Iscrivevamo a ruolo l'atto di citazione magari il giorno stesso dell'udienza, e quindi spesso e volentieri, soprattutto per le cause dei sinistri stradali, non la iscrivevamo nemmeno, perché l'assicurazione ci contattava per transigere e quindi il contributo unificato che avremmo dovuto versare allo Stato non l'avremmo mai versato. Quindi questa riforma sul ricorso è volta proprio a fare cassa, ad ingrassare il sistema, e quindi tu nel momento in cui iscrivi la causa a ruolo devi già pagare il contributo unificato. Il problema però è che è arrivato anche l'avvocato a Newsday, vieni Pippo, vieni, e nel momento in cui devi però porre una cartella esattoriale che contiene delle multe, delle sanzioni amministrative, ovviamente il dubbio a chi è pratico di questa materia è subito venuto. Che cosa faccio? Faccio il ricorso al giudice di pace o applico comunque l'articolo 615? Io per esempio in diverse occasioni ho applicato comunque l'atto di citazione. Perché? Perché soprattutto quando si impugnano le intimazioni di pagamento che comprendono le cartelle, prima ancora del verbale, se andiamo ad eccepire il difetto di notificazione anche della cartella, che è un atto dell'Agenzia delle Entrate, io ritengo che l'opposizione corretta da fare non sia quella con il ricorso, ma quella della citazione, perché eccependo non solo la notifica del verbale prodromico alla cartella, ma anche la cartella stella, la notificazione della cartella sottesa all'intimazione, l'eccezione che si va a fare rientra a pieno titolo nell'articolo 615 primo comma, che non è stato toccato dalla riforma cartacea, tant'è che ad oggi è ancora in vigore. Ma tornando, diciamo, tornando diciamo all'elenco degli atti, io per esempio ho fatto spesso molte cause sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e su questo argomento io ho trovato della giurisprudenza relativa alla competenza per materie. Con Raffaele ne abbiamo parlato proprio su una questione di Bologna, perché io ritengo che se l'avvocato impugna o il contribuente impugna l'atto contenitore, e cioè la comunicazione di iscrizione ipotecaria per vizi propri, è sempre competente la commissione tributaria.
Questo valiva fino al 2017 con una nota sentenza della Cassazione a sezioni unite. Se invece tu, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccepisci anche dei vizi che riguardano il credito sotteso a quella comunicazione preventiva, allora la competenza funzionale dipende dal credito appunto sotteso alla cartella. Tant'è che da ultimo, nel 2022, la Corte di Cassazione pare abbia risolto questo contrasto proprio in questo secondo senso, cioè se il contribuente vuole impugnare un atto dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, deve stare attento a qual è la competenza giurisdizionale, perché è chiaro che se la cartella contiene un debito o un credito, diciamo, tributario, la competenza funzionale è sempre della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Se invece contiene un credito tipo multe o sanzioni amministrative, la competenza resta del giudice di pace. Se invece contiene dei crediti IMSS o INAIL, si fa ovviamente il ricorso ai sensi del 618 bis, come prima diceva l'avvocato Di Giovane, davanti al tribunale ordinario, ma la sezione lavoro. Per tutti gli altri casi si va dinanzi al tribunale ordinario. Questo è un problema che si riflette anche sulla competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che è legittimato a mandarci l'intimazione. Mi spiego meglio. Una delle eccezioni che io ho sempre fatto, quando chiaramente non era secondo me competente l'agente della riscossione del territorio notificante, è questa: se io ho il domicilio fiscale a San Paolo di Civitate, l'unico agente della riscossione che mi può inviare uno degli atti che abbiamo detto prima, uno qualsiasi, è l'agente della riscossione di Foggia. Capita, ed è capitato anche qui a San Paolo, anche a San Severino, che molti contribuenti che risiedono da anni, decenni nei nostri comuni ricevano invece delle cartelle di pagamento, delle intimazioni, dei preavvisi di fermo da altre agenzie della riscossione, tipo Bologna, Milano, Palermo, Barletta, Andrea Trani, Bari, pur essendo il domicilio fiscale qui presso di noi. Io ho sempre fatto questo tipo di eccezione sulla carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ai sensi dell'articolo 31,2 del DPR 673, in combinato disposto con l'articolo 58 secondo comma dello stesso DPR. Che cosa dicono questi articoli? Il primo, cioè l'articolo 31, dice fondamentalmente che la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere prestata. Okay? Chiaramente questo è un DPR che si riferisce sostanzialmente ai crediti tributari, ma è analogicamente applicabile anche a tutte le altre pendenze che possono essere sottese alle cartelle e alle intimazioni di pagamento. Perché è importante questo articolo? È importante perché il successivo articolo 58 secondo comma ci dice che la persona fisica residente nel territorio dello Stato ha il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quindi capite bene che se uno riceve una cartella da un agente della riscossione diversa da quella del proprio territorio, si assiste a un abuso di potere da parte dell'Agenzia delle Entrate. Che cosa accade però nelle aule di tribunale? Che dalla soppressione di Equitalia, che era prima Equitalia Sud, Equitalia Centro ed Equitalia Nord, anch'esse distribuite e divise secondo precisi settori del nostro paese, con la soppressione di Equitalia, chiaramente l'Equitalia SPA non c'è più ed è confluita nell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che dice sostanzialmente nelle memorie di Costituzione che, essendo nazionale la competenza dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, questi articoli che non sono stati modificati non devono essere
più applicati. Quindi si assisterebbe al paradosso incredibile che io potrei fare una causa a Milano pur ricevendo la cartella esattoriale da Foggia, perché se è vero che tu mi puoi mandare la cartella da Milano, tu aggiungi le entrate e le riscossioni, la mandi da Milano e io poi sono costretto a fare la causa tu hai il domicilio fiscale, quindi a Milano, io potrei, se tu sei nazionalmente competente a fare e a inviare le cartelle, le intimazioni e tutti gli altri atti che abbiamo prima precisato, io potrei scegliere il tribunale che voglio, cosa che non è pensabile. Tant'è, vi dico che io ho già delle sentenze che hanno dichiarato la carenza di poteri dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione ritenendo inesistente l'atto e quindi dichiarando la prescrizione, spesso e volentieri, del credito sotteso a quelle cartelle, anche di Foggia, cioè, non solo di altri tribunali. Allora, ecco, come dicevo prima, dopo la riforma cartabia il problema serio è diventato quello di scegliere l'atto da fare, perché molti ritengono, e infatti questa sarà poi l'andazzo, diciamo, che prende anche la legge delega, no? Che i termini che noi troviamo nella cartella di pagamento, di solito subito prima del dettaglio degli addebiti, non debbano più essere applicati, perché se tu eccepisci la mancata notificazione dell'atto presupposto, lo dovresti fare sempre e comunque nei 20 giorni, come se fosse in opposizione ai sensi del 615 secondo comma o 617 secondo comma, che come sapete sono due articoli speculari della stessa fattispecie fondamentalmente, perché il primo comma del 615 si applica quando ancora non è iniziata l'esecuzione, quindi l'opposizione a precetto. 617 si applica quando con il ricorso, quando sempre non è iniziata l'esecuzione, ma entro 20 giorni bisogna farlo al giudice dell'esecuzione. E invece il secondo comma nel 615 dice che se tu devi farlo devi fare il ricorso in quel caso perché c'è già l'esecuzione, è la stessa cosa, lo dice anche l'articolo 617. Quindi il problema qual è? Che se noi leggiamo la cartella, questa è un'altra eccezione di regolarità e di nullità delle cartelle che io faccio sempre, quasi ormai in ciclo stile, è che tutte le cartelle o le intimazioni di pagamento che noi riceviamo non rispecchiano il quadro normativo, diciamo disciplinato, adesso non ricordo a memoria la legge, non rispecchia, non dà al contribuente l'esatta conoscenza sia della competenza territoriale dei giudici e sia dei termini che per ogni vizio che tu vuoi sollevare dovresti fare entro un certo tempo. Vi faccio un esempio: se noi apriamo una cartella qualsiasi, vi diranno che davanti al tribunale ordinario è imprescrittibile l'opposizione, davanti alla commissione è 60 giorni il termine per opporre le cartelle di intimazione, davanti al tribunale del lavoro è 40 giorni e davanti al giudice di pace è 30 giorni. Questo è falso, perché dipende dall'eccezione che tu vuoi sollevare. Se devi sollevare... Quando arriva l'avviso di accertamento, altro ti dicono, la pubblica autorità che mette l'altro, dice che entro 60 giorni dovrei fare il ricorso, poi ti dicono no, dovrei fare il ricorso ex articolo 315, perché lo deducono in chiesa questo, che i termini sono molto diversi. È certo che sono diversi. Allora che fa? L'amministrazione afferma il falso quando dice entro 60 giorni, cioè come ci bisogna comportarsi in questi casi? Perché è una cosa che succede, solleva da un problema. Sì, succede spesso. Da ultimo, proprio il 15 di novembre, una sentenza della dottoressa Lazzara, che io ho fatto questo tipo di eccezione, ammette che c'è l'irregolarità della cartella, ma ovviamente non l'annulla per questo motivo. Cioè dice sì, è vero che non rispecchia esattamente il dato normativo, perché tu al contribuente non dai la possibilità di capire quando recarsi dall'avvocato, fondamentalmente, perché se uno dice ho ricevuto la cartella oggi, ci stanno 60 giorni di tempo, mo vado dall'avvocato a News Day il 59esimo giorno, invece non è così, non è così, e quindi
Quindi è un problema serio che potrebbe essere, ecco, questa forse è una cosa positiva, risolto con la legge delega, perché da dovendo fare tu comunque sempre il ricorso, sicuramente verrà modificata la normativa attualmente applicabile del 615 e 617 e quindi il problema si risolve perché lo devi fare entro 20 giorni con la prossima legge delega. Tuttavia vi dico un'altra cosa, sempre relativamente a questi tipi di problemi che io, diciamo, non è che voglio, sono qui per chiacchierare con voi, per portarvi, ecco, la mia esperienza in questo settore. Ecco, uno dei vizi principi che sempre è stato sollevato da tutti, solleviamo tutti, è proprio la mancata notificazione dell'atto presupposto. So che vi sto tediando, però vi giuro che mi 5 minuti e poi mi taccio. È il primo vizio che uno può eccepire, anche perché onestamente nel merito, soprattutto dal punto di vista del diritto esattoriale, è difficilissimo sconfessare il calcolo fatto dall'ente creditore, cosa che invece potrebbe accadere nel diritto tributario, perché spesso quando arrivano gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sono sbagliati i propri conteggi dei tributi. Ma nel diritto esattoriale, qui forse l'unico motivo sostanziale che io ho sempre impugnato quando mi è capitato è la non applicazione tout court dell'articolo 27 del decreto legislativo che prevede la maggiorazione usuraia del 20% all'anno di ritardo se tu non paghi, per esempio, la multa. Però fondamentalmente le eccezioni che si fanno solitamente sono quelle relative alla notificazione. Noi sappiamo benissimo che nel nostro codice di procedura civile la notificazione degli atti è perfettamente disciplinata. Ci sono molti articoli che prevedono la modalità della notificazione. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate e Riscossione spessissimo sbaglia il procedimento notificatorio, rendendo quindi nullo o a volte anche inesistente la notifica stessa. Da ultimo si è pronunciata la sezione unite con la sentenza 10.012 del 2021, sezione unite, che in pratica dice che se il destinatario dell'atto, colui che riceve la cartella di informazione, non è il destinatario dell'atto ma è un altro soggetto convivente o non convivente, l'Agenzia delle Entrate deve necessariamente, tramite ovviamente l'ufficio postale, deve inviare una seconda raccomandata, dice la norma. La giurisprudenza però, siccome chiaramente la norma non richiama perfettamente tutte le fattispecie concrete, è entrata in questo tipo di ragionamento e dice che quella norma deve essere applicata, ma fa un distinguo. Se chi riceve la cartella è convivente con il destinatario originario, allora l'Agenzia delle Entrate deve solo dimostrare in giudizio di aver inviato una raccomandata con quei tabulati che sicuramente avete già visto, che depositano sempre quelli dell'Agenzia delle Entrate, senza che questa raccomandata sia corricevuta di ritorno. Se al contrario chi la riceve, e questo poi è onere di chi fa l'opposizione, non è convivente con, e quindi non fa parte dello stato di famiglia di quello che riceve l'intimazione, la cartella, deve produrre in giudizio la raccomandata con ricevuta di ritorno, cioè proprio la cartolina che dimostra ai figli della ratifica, della sanatoria, diciamo della precedente notifica fatta a un soggetto diverso dal destinatario, deve produrre in giudizio la cartolina di ritorno, che però può essere ricevuta anche da un altro soggetto. Questo è fondamentale anche per un altro articolo del codice di procedura civile, che è il 140, che fa il postino quando non ci trova, mette l'avviso, oppure dice il 140, io non ti ho trovato, devo lasciarti la comunicazione e devo venire alla casa comunale a fare il deposito presso la casa comunale. Tuttavia però anche in questo caso la giurisprudenza si è interrogata sulla diversa irreperibilità,
perché un conto è se il destinatario ha una irreperibilità relativa, un conto è se il destinatario invece ha una irreperibilità assoluta. Faccio un esempio: se il postino, per esempio a San Paolo, il postino viene alle 2:30, chiaramente allo studio non trova nessuno a quell'ora e lascia puntualmente l'avviso. Questa è una irreperibilità relativa, perché io sono domiciliato nello studio, ma in quel momento non ci sono. Se invece, facendo l'accertamento all'ufficio anagrafe, dove risulta che effettivamente la persona che riceve l'atto non è reperibile, allora si tratta di irreperibilità assoluta. Le conseguenze quali sono? Sono queste, che se c'è un'irreperibilità relativa, loro sono obbligati anche in questo caso a mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno, e se non lo fanno, la notificazione fatta precedentemente è inesistente, cioè non è nulla, è proprio inesistente. E quindi, se noi, faccio un esempio pratico per rendere, diciamo, la cosa più facile anche per me, se noi riceviamo un verbale di accertamento di infrazione oggi e lo riceviamo correttamente, non lo impugniamo, dopo entro 5 anni fanno la cartella esattoriale, e però la cartella esattoriale non viene notificata correttamente, noi non impugniamo nemmeno la cartella esattoriale e aspettiamo che arriva il successivo atto, che potrebbe essere o il preavviso di fermo o il fermo o l'intimazione di pagamento, perché chiaramente in un anno di tempo dalla cartella spesso e volentieri l'agenzia dell'entrata non esegue il titolo, no? E facciamo l'opposizione all'intimazione dicendo non che non abbiamo ricevuto il verbale, ma che non abbiamo ricevuto la cartella. Se quella eccezione è fondata, cioè se l'agenzia dell'entrata non dimostra di aver correttamente notificato l'atto interruttivo del procedimento amministrativo, che è quinquennale, a prescindere dalla sentenza sezione 23397 del 2016, noi, ai sensi del 201 del codice della strada, abbiamo ottenuto la prescrizione della multa. Quindi è fondamentale recuperare il momento, diciamo, recuperatorio che abbiamo con l'articolo 615 e con l'articolo 617, è di fondamentale importanza, perché ci consente successivamente di eccepire, come conseguenza, diciamo, della mancata notificazione dell'atto dell'agenzia della riscossione, la prescrizione del credito. Quindi capite bene che è di fondamentale importanza verificare il procedimento notificatorio. Vi dico pure che c'era una legge che era stata sospesa nel 2019, che io applico spesso e volentieri, che è la legge 31 del 2008. Cioè, noi questi dati che io vi sto dando non sono dati frutto solo esclusivamente della giurisprudenza, ci sono delle norme che già prevedevano questo tipo di discorso, è solo che i giudici diciamo, facevano fatica ad applicarla, perché, come voi sapete, in Italia abbiamo più norme, più leggi che magari disciplinano la stessa fattispecie. Per esempio, per la notificazione con il sistema postale c'è stata la legge 890, ma non ricordo, dell'82, e c'è stata pure la legge 31 del 2008. È chiaro che l'agenzia delle entrate e riscossioni di solito tende a voler applicare la prima, perché basta semplicemente che il postino ti lascia l'avviso, tanto è vero, voi ricorderete una decina di anni fa che si era tentato di far diventare i postini messi notificatori, e quindi con la qualifica di pubblico ufficiale, di tal che tu ogni volta dovevi fare la querela di falso al povero postino che invece così facendo, applicando la legge 31 del 2008, che prevede esattamente questo escursus, cioè la obbligatorietà dell'agente della riscossione a notificare correttamente gli atti, chiaramente il contribuente, fino a quando non uscirà la legge nuova, ha molte chance di poter essere vincitore, diciamo, in un giudizio contro l'agenzia delle entrate e riscossioni. L'ultima cosa poi vi dico, e poi magari, ecco, passiamo la parola all'avvocato Giuseppe per il fantastico Io Digitale, se non ci sono domande, è questa.
Sì, aspettavamo dicendo. Allora, io volevo fare un'osservazione. Sul discorso 615-617 di cui stavamo parlando. Per quanto riguarda invece il discorso quando le cartelle non sono le tutte le cartelle non permettono al contribuente di conoscere i modi e i tempi soprattutto di impugnazione, ci sia anche una lesione da parte del soggetto ricevente in virtù dello statuto del contribuente. Credo che comunque poi non vengono condannati perché comunque sia sanata dalla Costituzione, quindi quella mancanza è sanata dalla tua Costituzione. Però su 615 e 617, ecco, c'è una problematica che volevo affrontare con te. Allora, se io ho un'intimazione di pagamento, il cliente mi viene con un'intimazione di pagamento che io devo impugnare. Il cliente lamenta che gli atti prodomici, la cartella prodomica non è stata notificata. Mi rendo conto che comunque, perché leggendo l'intimazione di pagamento è una l'atto sottiso, il titolo sottiso è, per fare un esempio, una violazione al codice della strada, quindi con prescrizione quinquennale. Io devo impugnare la mancata notifica della cartella, o irregolare notifica, quindi nullità o inesistenza, perché poi si apre lì anche una differenziazione. Devo applicare il 615 o il 617? Cioè, voglio dire, posso impugnare anche oltre i 20 giorni, perché poi non mi corre, poi sarà il giudice a verificare quello che deve applicare, o lo posso fare anche dopo, perché cepisco anche la prescrizione. Allora, questa è una bellissima domanda. Allora, no, perché io ho delle sentenze di cui potremmo parlare. Magari. Allora, la questione non è di poco conto, perché poi sappiamo benissimo che ogni giudice ha la sua idea. Per me il 615 primo comma non ha nessun termine. Sì, se tu non fai non esegui entro, perché la differenza fondamentale dal mio punto di vista, non è per forza che come dico io, però dal mio punto di vista è questo: io ti mando la cartella, entro 60 giorni tu devi pagare la cartella, io poi ho un anno, è un termine decadenziale perché perde efficacia la cartella, per farti l'esecuzione. Se io entro un anno non ti faccio l'esecuzione, quindi tu non ricevi l'atto successivo che può essere cautelare o esecutivo, può essere anche un miglioramento che sarebbe l'atto esecutivo, cautelare, ti mando il preavviso di fermo. Okay? Se io non lo faccio, io contribuente, se devo applicare il 615, pure semplice, se lo leggiamo sul codice di procedura civile, quello è un comma che non prevede nessun termine per eccepire la carenza al diritto alla riscossione. È chiaro però che se tu fai l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto, essendo una competenza funzionale del giudice di pace, che è naturalmente competente per le multe, la giurisprudenza dice che tu puoi anche non farlo entro 20 giorni, ma lo devi fare sostanzialmente entro 30 dalla notifica. No, il problema però, quindi io farei sempre 615, anche se è fuori dal termine di 20 giorni. Mi spiego meglio. Il problema non è il giudice competente per materia, perché io non ho intenzione per la mancata notifica della cartella di attivare la cosiddetta azione recuperatoria e quindi impugnare, che ne so, il verbale, stiamo parlando di verbale, impugnare il verbale e quindi nei 30 giorni. Io il verbale non l'ho pagato. Ok, il appunto, come la sequenza che tu stavi spiegando, successiva, è quella, vabbè, il ruolo, è la cartella che mi viene notificata. Allora, la differenza consiste nel fatto che il 615, che non ha termine, tranne la vendita nelle azioni esecutive, che è l'ultimo momento in cui possiamo attivare questo tipo di opposizione, è la quando io eccepisco la carenza del titolo, il titolo è inesistente, oppure il titolo non esiste più per fatti modificativi, estintivi. Quindi io dico, tu non hai titolo praticamente, questo. Mentre invece il 617,
si riferisce agli atti esecutivi, ai vizi proprio, ai vizi proprio della cartella o dell'intimazione, visto che stiamo parlando praticamente di quello. Allora noi abbiamo sempre fatto le opposizioni 615 quando dicevamo ok, la cartella prodromica non mi è stata notificata, però proprio perché non mi è stata notificata il termine, non avendo ricevuto questo, o la seconda intimazione, facciamo anche questo esempio qua, non avendo ricevuto questo che doveva essere un atto interruttivo della prescrizione, il credito per l'agenzia delle entrate di riscossione si è oramai prescritto. Allora, ti posso assicurare che nell'ultimo periodo sia giudice ordinario sia giudice del lavoro ritengono che nel momento in cui noi andiamo ad eccepire la nullità della cartella è un vizio proprio dell'atto e quindi va impugnato necessariamente nei 20 giorni. Io non sono d'accordo, anche perché è vero, e quindi va fatto il 617, ma questa è una lettura, ci sono anche delle sentenze, ma è parziale della sentenza, delle motivazioni mie di impugnazione, perché è vero che io sto impugnando l'atto, nella fattispecie la cartella, per nullità propria, per mancata notifica, ma questa nullità propria la sto facendo valere perché voglio, la sto utilizzando perché voglio far valere la prescrizione. Tu giù, perché loro il ragionamento che fanno, io giudice mi stai chiedendo di verificare la nullità propria di un atto e quindi è 617, ti sto chiedendo di verificare la nullità propria di un atto, ma finalizzato a un'eccezione più ampia che quella prescrizionale, che è un fatto modificativo, estintivo, scusate, del titolo, esatto. E quindi si applica il 615. Ma vi posso assicurare che poi diciamo ci ha salvato la rottamazione quater, ne ho più di una, quindi il consiglio che do fin quando non ci sarà questa riforma, perché a questo punto penso che sia tutto finalizzato in 20 giorni. Comunque, a prescindere dal 600... 60 giorni. Sarà 60. Perché la competenza sarà... Poi la giurisdizione sarà del giudice tributario. E questo è un altro... che non so come faremo a fare delle eccezioni, visto i mezzi istruttori propri del processo tributario. No, poi il problema lì cambia, perché dal petitum sostanziale il giudice dovrà valutare i motivi in corso. Quindi cambia proprio dal punto di vista processuale l'impostazione dell'atto, ma secondo me è uno stravolgimento anche... dell'impostazione del diritto processuale così come lo conosciamo. Quindi il giudice tributario dovrà non vedere il peritum sostanziale ma verificare i motivi dell'atto, e se nei motivi dell'atto io ho dedotto e ho eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, allora la giurisdizione è del giudice tributario, se non l'ho fatto è del giudice ordinario. Questo cosa involge come effetto? Ma se io lo faccio per, scusami se ti interrompo, se io lo faccio perché sto invocando in realtà la prescrizione, quindi di chi è poi la... Il problema è questo, che allora poi il contribuente potrebbe scegliere di non dedurre il problema dei vizi di notifica dell'atto presupposto se sa che ha un orientamento più favorevole innanzi a un giudice ordinario, quindi diventa tutto più strumentale all'ottica che il contribuente si è dato in ragione delle finalità che vuole raggiungere. Quindi questo snatura la formazione di un atto creato da noi avvocati, quindi l'impostazione processuale viene a saltare, quindi non è più il peritum sostanziale che io devo tenere presente, il giudice deve tenere presente, ma io gioco nella motivazione dell'atto la mia partita dicendo io sto impugnando innanzi a te il giudice tributario perché non mi sono stati notificati o invalidamente notificati gli atti presupposti, oppure non lo faccio e vado innanzi al giudice ordinario se so che il giudice ordinario ha una maggiore facilità di accogliere le mie istanze, ad esempio quella di prescrizione. Ma per accedere la prescrizione tutto, io devo dire che gli atti presupposti non mi sono stati notificati. Diventa veramente surreale come sistema, anche perché stravolge i meccanismi processuali che abbiamo sempre conosciuto, cioè quindi viene meno l'impostazione che ci è stata data, credo, dai tempi accademici, quindi dall'Accademia. Però sintetizzando. Comunque, per chiudere il mio intervento, volevo dire in ogni caso conviene, anche se 615, di impugnare entro 20 giorni e si va sul sito. Però diciamo, finendo il discorso su questo, allora fondamentalmente questo: se devi impugnare il contenitore atto, lo devi fare entro 20 giorni.
per vizi propri dell'atto. Se invece devi impugnare il contenuto, ed è questa la giurisprudenza ultima di Cassazione, devi verificare quale il credito sotteso, perché quello ti dà poi il giudice funzionalmente competente. E chiaramente con i termini delle azioni che abbiamo detto, cioè se lo devi fare davanti al Tribunale del Lavoro lo devi fare entro 40 giorni, se lo devi fare davanti alla Commissione entro 60, davanti al giudice di pace 30, e se devi eccepire dei difetti, diciamo dei vizi, di vizi propri dell'atto, entro 20 giorni. L'ultimo aspetto, e poi siamo tutti per te? L'ultimo aspetto è questo, perché proprio con l'avvocato Alessandro parlavamo di una bella questione che è relativa alla prescrizione quinquennale di tutti i crediti a seguito di una famosissima ormai sentenza, la numero 23397 del 2016 della Cassazione Sezione Unite. In pratica la Cassazione ha risolto un problema che si fondava su due orientamenti diversi. Il primo diceva: la prescrizione dipende dal credito contenuto sottostante alle cartelle, quindi per esempio il bollo si prescrive in 3 anni, l'IVA in 10 anni, adesso i verbali 5 anni, e quindi ogni volta tu dovevi vedere qual era, diciamo, effettivamente il termine di prescrizione. E invece il secondo orientamento, che poi è stato scelto dalla Cassazione, dice: no, siccome è un atto amministrativo non paragonabile a una sentenza, a un decreto ingiuntivo, quindi a un titolo esecutivo che ti rilascia l'autorità giudiziaria, ma è semplicemente una cartella e quindi un atto amministrativo, la prescrizione è 5 anni. E questo fino adesso è quello che stanno facendo, non per tutti non per tutti i debiti, perché già è uscita da 2 o 3 anni la Cassazione dicendo che per i debiti erariali sono 10 anni, quindi in barba alla Cassazione a Sezioni Unite 2016. Il problema però, giustamente, l'avvocato De Santo in una delle nostre chiacchierate su un bollo avevamo questo dubbio. Io ritengo che per esempio è sconveniente, se devi eccepire la prescrizione del bollo, è sconveniente applicare la Cassazione del 2016, perché essendo un atto amministrativo io dovrei aspettare 5 anni affinché possa eccepire la prescrizione. Invece l'avvocato De Santo ritiene che, essendo sottostante il bollo che si prescrive in 3 anni, a prescindere se la cartella mi è stata notificata entro 5, anche 4 anni, io posso sempre fare l'eccezione di prescrizione. E su questo chiaramente io non vi so dare una risposta certa. Potrebbe essere come dice l'avvocato De Santo, oppure potrebbe invece la giurisprudenza orientarsi ad applicare un unico modello, cioè quello quinquennale di prescrizione successivo all'atto precedentemente notificato. Io con questo penso di aver esaurito non solo il tempo, ma pure i punti che mi ero prefissato. Anche la pazienza. E vi ringrazio vi ringrazio molto, grazie. C'è la riserva del divieto di impugnazione delle cartelle, che è una normativa che sta introdotta nel 2021, che in parte ha posto fine all'obbligatorietà di notificare le cartelle non impugnate, e che è oggetto attuale di notevole disputa anche davanti alla Corte Costituzionale, che nel 2022 ha detto e ha ribadito che solo in casi di urgenza si può notificare, si può impugnare la cartella non con l'estratto di volo non notificato, non notificato, quindi probabilmente con la riforma dovuta alla legge delega anche questo verrà meno, quindi le tutele saranno finite. Allora, stiamo parlando adesso di procedura di esercitazione dei debiti esattoriali, qui la legge 3 del 2012, la cosiddetta legge antisuicidi, per i quali ci illustrerà qualcosa la propria spalla. Prego. Buonasera a tutti e perdonatemi l'arrivo in corso d'opera, ma non riuscivo ad essere in due posti contemporaneamente. Allora, l'argomento che mi è stato dato è un argomento in itinere.
genere, come d'altro canto la giurisprudenza in tema di opposizione al diritto esattoriale, all'esecuzione esattoriale. La normativa che è stata introdotta con la legge 3 del 2012 ha previsto anche per i soggetti non fallibili la possibilità di liberare il consumatore piuttosto che l'imprenditore o la start-up o l'impresa familiare, cioè tutti quei soggetti che non erano sottoponibili alla procedura fallimentare e quindi non riuscivano a beneficiare di quello che sono gli effetti positivi del fallimento, cioè della possibilità di rimettere in gioco un soggetto che per vicende varie avesse accumulato una debitoria importante alla quale non fosse più in grado di fare fronte. Con la legge 3 del 2012 ci si è resi conto che se prima era l'imprenditore che aveva accumulato debiti e quindi c'era anche l'interesse dei creditori ad aggredire l'intero patrimonio del soggetto fallibile, ci si è resi conto che la facilità dell'accesso al credito, una serie di vicissitudini che potevano intervenire, non ultima la crisi che c'è stata nel 2008 in Lehman Brothers, dove moltissimi consumatori si sono trovati nella situazione di non essere più in grado di far fronte agli impegni finanziari ed economici che avevano assunto. E purtroppo ne sono piene le cronache di suicidio, di atti di autolesionismo. Per cui, e questo comportava, a prescindere diciamo, dal rilievo sociale di questi eventi, che comunque era sentito, comportava una disparità di trattamento tra i soggetti che erano sottoponibili alle procedure fallimentari e i soggetti che invece non potevano rientrare nell'ambito delle stesse, quindi non potevano accedere. Ma io non parlo esclusivamente della mera e semplice dichiarazione di fallimento, ma penso anche ai concordati preventivi, che sono uno strumento a disposizione del soggetto fallibile quando si rende conto di non poter andare più oltre, porta i libri in tribunale e cerca di trovare un accordo con i creditori. Con il privato, quindi il piccolo imprenditore sotto soglia, il consumatore piuttosto che le start-up innovative, insomma l'impresa agricola che erano esclusi dal fallimento, questa possibilità non l'avevano e quindi sostanzialmente si trovavano schiacciati tra le diverse azioni esecutive poste a loro favore, poste in loro danno dai creditori a tutela del proprio credito. Con la legge 3 del 2012 è stata sostanzialmente prevista la possibilità anche per questi soggetti di accedere ad una procedura di concordato o comunque di riuscire ad ottenere i benefici delle procedure concorsuali, sostanzialmente della possibilità di liberarsi dei debiti che nel frattempo erano andati ad accumularsi. La legge prevede tre tipologie di procedure: l'accordo con i creditori e il piano del consumatore, che sostanzialmente ricalcano molto il concetto del concordato preventivo. La differenza è che l'accordo al piano del consumatore può accedere il soggetto persona fisica che abbia contratto la propria debitoria per scopi relativi all'attività non professionale, quindi per esempio tutte quelle persone che per vari motivi hanno dovuto fare prestiti su prestiti e poi a un certo punto non sono più riusciti a far fronte a questa situazione, perché per esempio c'è chi ha perso il lavoro, perché per esempio sono capitati eventi familiari per cui è stato necessario richiedere un prestito anche oltre. Esatto, stiamo parlando esattamente di questa gente che veramente si trovava a un certo momento disperata.
Quindi con la legge è possibile prevedere la richiesta, chiedere a un organismo di composizione della crisi, un OCC, di predisporre un piano per rientrare. Ora, la problematica qual è? Spesso ci sono, diciamo, rientrano nell'alveo della legge 3 anche quelle persone che per esempio avevano una ditta individuale che poi è stata chiusa e si trascinano per decenni i debiti di questa benedetta ditta individuale. E in quel caso non era soggetto fallibile, magari hanno venduto tutti i beni, magari veramente non hanno più modo di far fronte a questa situazione. Quindi si passa appunto a questi, diciamo, la legislazione prevede queste tre modalità sostanzialmente. Dicevo, l'accordo con i creditori e il piano del consumatore, che sono molto simili al concordato. La differenza sostanziale è che per accedere al piano del consumatore bisogna avere solo debiti di natura, contratti appunto per esigenze familiari o comunque dal consumatore, mentre per quei soggetti che per esempio avevano un'azienda, una piccola ditta individuale, immagino il negozietto di prossimità che poi ha chiuso perché gli hanno aperto il supermercato della grande distribuzione, e si porta avanti queste debitorie. A quel punto non si può chiedere il piano del consumatore, ma si passa all'accordo con i creditori. E poi c'è la procedura di liquidazione dei beni. Invece che attendere che le procedure esecutive tradizionali facciano il loro corso e quindi sostanzialmente il bene venga venduto ad un prezzo sicuramente inferiore a quello che è il prezzo di mercato, con la procedura di liquidazione dei beni è direttamente l'OCC che vende al miglior prezzo, quindi ricavando dalla liquidazione del patrimonio le maggiori somme possibili. Questo sia a tutela dei creditori che a tutela appunto del debitore, che non si vede spogliato del bene come purtroppo accade spesso, si trova spogliato del bene casa, del bene immobile, del terreno più che o qualsiasi altro tipo di bene, e poi però continua ad avere la debitoria. Il problema dove sorge? Per quanto riguarda questa brevissima premessa, arrivo all'aspetto, diciamo, che più ci interessa, cioè dei rapporti di queste procedure con il credito, diciamo, erariale. Perché? Perché la prima versione, io spero di non essere troppo lunga, se sono lunga mi fermerete, fatemi segni. La prima versione dell'articolo 7 della legge 3 del 2012 sostanzialmente prevedeva come un inciso specifico dove si escludeva dall'abbattimento, quindi dalla falcidia legata appunto a queste procedure, i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea sui tributi relativi all'imposta sul valore aggiunto, quindi l'IVA, e alle ritenute operate non versate. Queste potevano essere al massimo dilazionate. Capite bene che il caso tipico del negozietto, della piccola ditta individuale che magari ha pagato i dipendenti ma non ha pagato lo Stato, perché l'imprenditore, diciamo, la ditta individuale si è trovata a dover scegliere che cosa doveva fare, però si trova che questi debiti, diciamo, contro l'IVA, diciamo, l'IVA è quello più rilevante rispetto alle altre due operazioni che sicuramente sono rilevanti, nella prassi spesso l'IVA e le ritenute d'acconto sono quelle che pesano maggiormente, non potevano essere falcidiate in questo tipo di procedura, e questo sostanzialmente limitava molto l'accesso a questi istituti. Questi istituti non sono stati fatti solo per tutelare il soggetto indebitato e dargli la seconda possibilità di vita, ma c'è anche una valutazione che va fatta in termini di economia, di una valutazione del rilievo economico di queste persone all'interno dell'ordinamento italiano. Avere persone che abili al lavoro non possono ricominciare
magari a svolgere una nuova attività imprenditoriale o a rimettersi in gioco e quindi riprendere un'attività appunto economica in maniera tale da produrre profitti nella società, diventa una cosa controproducente. E quindi, oltre al discorso di tutelare il debitore e anche il creditore, c'è anche questo discorso di economia, di analisi economica del diritto. Fatta questa premessa, questo era il punto di partenza, e ovviamente questo ha bloccato una serie di omologhe, perché ovviamente l'accordo con i creditori, che comportava una falcidia del credito chirografario, che magari era quello che nell'ammontare totale dei crediti era quello di minore rilevanza, spesso e volentieri nella pratica si è visto che soprattutto per questi soggetti sottoposti alle procedure di sdebitazione la parte del leone la fanno le banche con i mutui, e quindi sono crediti privilegiati, oppure è l'erario con le tasse non pagate. Quindi sostanzialmente si svuotava questa cosa. C'è stata nel tempo ci si è resi conto di questa difficoltà, e quindi è stato necessario fare una valutazione in questo senso, nel senso che nel frattempo con la modifica della legge fallimentare è stato possibile la falcidia dei crediti erariali per quanto riguarda il concordato preventivo. Nel concordato preventivo è possibile procedere alla falcidia del debito erariale, perché a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2016, la Corte di Giustizia investita della questione sostanzialmente ha affermato cosa? Ha affermato che l'articolo 162 e l'articolo 182 bis della legge fallimentare, cioè quelle norme che attengono al concordato preventivo e che permettono la falcidia appunto del credito erariale anche in relazione all'IVA, fossero compatibili con l'ordinamento comunitario, nel senso che la Corte di Giustizia ha specificato che il regime comunitario dell'IVA, la neutralità del regime comunitario dell'IVA, non è un assunto intangibile, ma va verificata ovviamente la compatibilità di un concordato anche con un'ipotesi di falcidia dell'IVA e quindi anche dei tributi di matrice europea piuttosto che delle ritenute del racconto. Ovviamente sono queste le tre voci che non potevano essere toccate appunto dal sistema di riduzione del debito. E allora la Corte nel 2016 ha affermato che in casi eccezionali, limitati e ben definiti è possibile che il pagamento dell'IVA sia ridotto senza che questo appunto infici il principio della neutralità fiscale del sistema comune dell'IVA. Detto questo, allora la domanda è: quando ci sono questi presupposti? Quando, per esempio, la liquidazione dei beni del soggetto che si sottopone a questo tipo di procedure effettivamente non porta allo Stato somme maggiori rispetto a quelle inserite nel piano del concordato. Per cui il principio, che poi è quello che sarà il leitmotiv delle modifiche sin qui apportate appunto sull'aspetto fiscale relativo a queste procedure di sdebitazione, è proprio quello, cioè la Corte di Giustizia con la sentenza del 2016 faceva riferimento esclusivamente al concordato preventivo, quindi all'assetto della legge fallimentare, e quindi diceva: fino a quando tu mi fai una proposta di concordato per la quale è vero che mi falcidi anche questi tipi di tributi, ma sostanzialmente se io andassi alla liquidazione o al fallimento lo Stato non prenderebbe niente di più, niente di meno, per me si può fare.
Quindi il concetto di base è questo, cioè va verificata caso per caso appunto questa compatibilità. Poi è intervenuta la Corte Costituzionale, perché questo, diciamo, la Corte di Giustizia si era espressa esclusivamente sul discorso del concordato preventivo, e quindi noi ci trovavamo in una situazione di disparità. Ritorniamo al problema iniziale, cioè al fatto che l'imprenditore soggetto alla legge fallimentare, quindi il soggetto fallibile, può accedere al concordato preventivo e può avere la falcidia dell'IVA. Me la prendo con l'IVA, ma voi quando parlo con l'IVA parlo degli altri tre categorie di tributo. Mentre il soggetto che invece accedeva alle procedure di addebitazione no, e quindi sostanzialmente il Tribunale di Udine, se non ricordo male, ha fatto una questione di costituzionalità in merito alla disparità di trattamento, quindi per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Nel 2019 abbiamo la sentenza della Corte Costituzionale. Finora non abbiamo avuto interventi legislativi, ma abbiamo una che il formante giurisprudenziale sostanzialmente va a modificare e a riempire le lacune del formante legislativo, che ahimè ci sono. Quindi la sentenza del 2019 della Corte Costituzionale dice sì, è una disparità di trattamento, e quindi cassa quella parte dell'articolo 7 della legge 3 del 2012 che vi avevo letto all'inizio, cioè quella che prevede solo la dilazione di pagamento e non la falcidiabilità dei crediti. Questo che cosa ha portato? Ha portato, quindi nel 2019 abbiamo la sentenza della Corte Costituzionale. Nel 2020, che è incostituzionale, esatto, che ha dichiarato incostituzionale questa norma. Questa norma poi è stata modificata nel 2020 dal decreto sostegno, se non ricordo male, che appunto ha modificato. Ovviamente noi qui siamo in una fase di transizione, perché la Corte Costituzionale si è espressa su un sistema che andava ad essere modificato, perché ovviamente la legge 3 del 2012 è stata sostanzialmente modificata ed assorbita dal codice della crisi d'impresa, e quindi sostanzialmente le procedure sono adesso regolate dal codice della crisi d'impresa, e però avevamo sempre questo problema. Allora, la giurisprudenza, diciamo, più recente si è espressa in questi termini. Caduto il divieto, in che termini può essere falcidiato il credito erariale? In un accordo con i creditori piuttosto che con un piano del consumatore. Ovviamente io questo l'ho omesso per entrare più nel discorso, diciamo, erariale, ma per accedere a questo tipo di procedura, per quanto riguarda il piano del consumatore, noi abbiamo una valutazione di meritevolezza del soggetto che accede, perché è ovvio che se io ho fatto i debiti perché dovevo andare alle Seychelles, poi perché mi dovevo comprare la Tesla ultimo modello piuttosto che la Lamborghini, e poi piango perché non ce la faccio, non posso andare. Avevo detto Tesla, mi era sembrata troppo piccola, troppo semplice, quindi ho detto Lamborghini. Vabbè, però è ovvio che non posso accedere al piano del consumatore e ai benefici che questo ne comporta, perché quali sono i benefici? Tutto quello che rientra nel piano del consumatore, ovviamente i debiti che ne vengono fuori, il soggetto ne esce completamente fuori. Ha trascorso il tempo previsto nel piano, che può essere di 5, 10, 4 anni, dipende, perché ovviamente il giudice, nel momento in cui va ad omologare il piano del consumatore, fa una valutazione di fattibilità dello stesso e di concretezza, quindi sostanzialmente questo, e di meritevolezza, perché ripeto, ci sono queste cose. Allora lì la ratio della norma di tutelare le famiglie che hanno avuto la disgrazia in famiglia, di chi ha perso il lavoro e chi ha dovuto affrontare una malattia, ha un senso. Per quanto riguarda invece l'accordo con i creditori, abbiamo una necessità del raggiungimento di una determinata maggioranza, che è quella del 60% dei creditori, cioè il 60% dei creditori deve votare a favore di questo accordo. Ma se l'Agenzia delle Entrate comunque mi dice di no, cosa che è anche abbastanza possibile, perché
che ne vogliamo dire, e nonostante la circolare dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati la circolare 34E del 2020, giusto, per, con le quali sono state appunto date delle indicazioni, noi dobbiamo trovare il funzionario dell'agente fiscale, dell'agenzia fiscale, che mi dice sì, va bene il piano. E questo comporta un'assunzione di responsabilità. E questo io lì volevo arrivare. L'avvocato De Santo ha detto sostanzialmente quello che era il mio suggerimento, nemmeno troppo implicito. Quindi sostanzialmente noi ci troviamo in una posizione dove, se l'agenzia delle entrate è il maggiore, o l'agenzia fiscale è il maggiore creditore del soggetto che vuole accedere a questo tipo di procedura, sostanzialmente mi blocca. Mi blocca perché? Mi blocca per una motivazione oggettiva valida? No, mi blocca perché non ritiene di assumersi questa valutazione. E le motivazioni per non dare l'accordo, non dare, diciamo, il benestare, sono tante e molteplici, che possono essere quelle dall'inventarsi un comportamento diciamo non fiscalmente coerente del soggetto, piuttosto che il fatto che per molto tempo sia stato etichettato come evasore, perché ovviamente non ha pagato le tasse, senza entrare nel merito, e quindi rigettano questa cosa. Di fatto ci trovavamo di nuovo bloccati. E allora abbiamo l'intervento finalmente della Cassazione, sia nel 2021 che recentemente anche nel 2023 abbiamo gli interventi della Cassazione che dicono: attenzione, il limite della valutazione dell'accordo sostenuto e approvato dai vari creditori trova un limite, che è quello della liquidazione, dell'eventuale liquidazione del patrimonio. Ora, io quando parlo di liquidazione, della procedura di liquidazione del patrimonio, non parlo solo della messa in vendita di tutti i beni immobili del soggetto, perché per ipotesi potrebbe anche succedere che la persona abbia fatto, per cercare di salvarsi, atti dispositivi e quindi abbia venduto i propri beni. Non parlo di cessione in frode, questo è un altro discorso, parlo proprio di vendita per cercare di fare fronte ai debiti che aveva accumulato, perché è pieno di persone che cercano di far fronte a queste situazioni. E però l'Agenzia delle Entrate mi dice di no, e allora io che faccio? Io ho come discriminante, è stato inserito come discriminante, a questo punto ripeto dalla giurisprudenza, il limite dell'effettiva possibilità di recupero in caso non di accoglimento dell'accordo con i creditori, di liquidazione del patrimonio. La liquidazione del patrimonio non è, ripeto, solo la vendita, ma è anche la credibilità dello stipendio, perché magari questa persona nel frattempo da essere ditta individuale poi ha trovato un lavoro dipendente e prende i suoi 1300 euro. Se ho capito bene, il limite sarebbe quello di verificare se in altre ipotesi ordinaria, cioè una procedura esecutiva ordinario, mi permette di recuperare di più di quello che è stato fatto. Esatto, esatto. Quello è l'unico limite. È una valutazione che fa il giudice. Ma la cosa fantastica, nel senso che ci rende conto che non c'è, perché allora prima c'era un discorso, no, bisogna arrivare al 60%, se non andiamo al di sotto del 60% l'Agenzia delle Entrate non mi autorizza, ma ci sono, no? Cioè, ci sono già sentenze della Cassazione che dicono che addirittura l'8%, quindi l'8% dei crediti privilegiati, quindi una faccia, stiamo parlando di una percentuale veramente bassa, esatto. Di questo genere è stata omologata, ovviamente respinta in tribunale, poi le parti hanno fatto ricorso per Cassazione e la Cassazione ha detto: attenzione, vi leggo il passaggio perché è interessantissimo. La Cassazione sostanzialmente nel 2021 dice che allora la
nella concreta fattispecie, il piano di ristrutturazione aveva rappresentato l'importo massimo recuperabile dal debitore nelle condizioni date, non essendo alcun patrimonio liquidabile ed essendo invece il parziale pagamento dei crediti dipendente dalla sola possibilità del debitore di continuare a lavorare. Quindi quello che vi dicevo prima, lo stipendio sostanzialmente. Quindi lo stipendio pignorabile non più per un quinto, quindi calcolato negli anni di vita, esatto. Ma è per un decimo, però che stiamo parlando della procedura esecutiva esattoriale. Se lo stipendio è al di sotto dei 2.500 euro è un decimo, quindi abbiamo un livello ancora minore. Per cui io, se ti faccio un accordo con queste premesse, e tu diciamo nella durata dell'accordo, cos'è? 5 anni, 10 anni, facciamo anche 10 anni, tu se mi fai un pignoramento a un decimo dello stipendio, che mi crea problemi, eccetera, eccetera, è quello che io ho inserito nel mio accordo è tale per cui questo è il limite, questo limite non viene superato, tu agenzia fiscale me la devi necessariamente accordare. E quindi il tribunale deve omologare. Ovviamente è importante a questo punto il ruolo del giudice, perché è ovvio che soggetti dove hanno una riduzione così importante possano opporsi a un'omologazione. Però è pur vero che il giudice che fa una valutazione al netto delle posizioni di ognuno, e se la posizione se il soggetto è appunto nelle condizioni di non avere più nulla, che sostanzialmente questa richiesta di questa opposizione di fatto si sostanzia in una vessazione del debitore, perché questo non potrà mai far fronte a questa situazione, e sostanzialmente con questa legge andiamo a avere uno spiraglio anche per questa tipologia di soggetti che prima erano. È fondamentale accompagnare il ricorso con una relazione tecnica dettagliata che possa spiegare. Sì, è ovvio, poi ovviamente sì. Allora diciamo che è necessario seguire il soggetto, il gestore nominato dall'OCC, perché in queste situazioni va seguito il gestore dell'OCC, soprattutto non me ne vogliate, se spesso, come spesso e volentieri, viene nominato commercialista. Non so se ci sono commercialisti in sala, però ci sono tutta una serie di parametri che noi avvocati siamo abituati a considerare come somme impignorabili, perché il commercialista spesso e volentieri considera lo stipendio, per esempio, se facciamo un esempio base dello stipendio, nella sua interezza, compresi i crediti che sono tipo mi è capita, questa è vita vera, cioè è proprio esperienza vissuta in occasione di una di queste procedure. Io mi sono trovata a vedere un piano formulato, proposto dal gestore, dove mi andava a mettere tra le somme che potevano essere attribuite alla procedura anche l'assegno unico dei figli oppure l'assegno di invalidità civile. E là diventa un problema, perché è vero che questa persona prende anche queste somme, ma vale sempre il discorso dell'impignorabilità di talune voci di emolumenti, e quindi a quel punto bisogna ragionare. Ovviamente se noi facciamo solo il mero calcolo raggiungiamo un certo tipo di accordo. Se invece noi teniamo presente tutti questi aspetti, il calcolo è diverso. Allora, siccome è molto probabile che il creditore andrà a fare il calcolo, diciamo, considerando solo in assoluto il valore numerico, senza considerare le tipologie di crediti che questo prende, che il debitore di cui beneficia, è ovvio che è probabile che avrò un'opposizione. A quel punto io, nel momento in cui sono in ballo in questa procedura, dovrò evidenziare al tribunale tutta una serie di aspetti, tra i quali quello, diciamo, decisivo è appunto l'impossibilità di
di ottenere per il creditore una somma maggiore rispetto a quella indicata nel piano. Questo vale anche per i creditori, diciamo, lasciando perdere per un attimo l'agente della riscossione, comunque il credito erariale, vale anche per i creditori privilegiati, quelli con garantiti da pegno di ipoteca, perché è vero che io ho l'ipoteca sul bene casa che magari ho fatto stimare ai tempi belli in 200.000 euro, però faccio fare una valutazione all'attualità e non ne vale 200.000 euro, ne vale 70, io ho un debito ancora di 150, quindi mi potrebbe anche opporre questa situazione. Questo ovviamente anche recentemente nel 2023 la Cassazione si è espressa sul punto dicendo: attenzione, il creditore deve votare, perché c'era addirittura il discorso che se il creditore era un creditore privilegiato e veniva soddisfatto in larga parte, non, sostanzialmente non doveva votare. Invece la Cassazione ha detto deve votare, ma il Tribunale può tranquillamente non tenerne conto, perché facendo appunto quella valutazione dell'effettiva solvibilità, anche perché questo tipo di procedure servono anche per limitare appunto il moltiplicarsi dei costi a carico del debitore. Io, se volete, mi fermo. Il museo, ci sarà un piccolo rinfresco pure che è stato organizzato, quindi ecco, non vi allontanate al termine, no? Grazie. Prego, l'applauso è il rinfresco sicuramente, volevo dire, perché certamente, anzi sarò ancora più telegrafico di quanto avevo inizialmente previsto, proprio per consentire di approfittarne al meglio. Ho avuto già la fortuna di visitare il museo e sicuramente poi a sua volta può essere molto interessante per chi non ancora l'avesse fatto. Complimenti organizzazione e complimenti a voi colleghi che siete qui presenti, complimenti all'amministrazione. Sulla intelligenza artificiale e sulla intelligenza artificiale poi nel campo tributario, vi è stata proprio di recente impegno nel Congresso Nazionale Forense. Noi proveniamo dalla sessione del Congresso Nazionale Forense tenutasi a Roma lo scorso fine settimana. Quando il secondo giorno di lavori si è passati quindi ad approvare le mozioni, sulle mozioni si sono affrontati argomenti attinenti proprio alla intelligenza artificiale, e per quanto riguarda questa in particolare abbiamo interventi che provengono proprio dalle camere tributarie, dalla UNCAT, cioè dall'Unione Nazionale degli Avvocati delle Camere Tributarie, che a sua volta appunto ha proposto delle sue indicazioni, ma soprattutto ha proposto la costituzione di un'autorità nazionale indipendente che possa appunto esprimere un suo parere che sia preventivo ma anche vincolante nello stesso tempo a proposito dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale
autorità della quale dovrebbero far parte componenti dell'avvocatura e della magistratura, quantomeno se dobbiamo parlare appunto del nostro settore, e quindi perciò Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, con le indicazioni di esperti, quali sono poi quelli che proprio al Consiglio Nazionale Forense sono ricompresi nelle associazioni maggiormente rappresentative e anche nelle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, tra le quali c'è appunto l'Unione delle Camere Tributarie. L'amico appunto Raffaele Di Giovine sicuramente ne avrà già parlato nel suo intervento, mi devi scusare se sono arrivato per tempo, e quindi può darsi che faccia anche, sia pure nel mio brevissimo resoconto, dei riferimenti ripetitivi, anche perché appunto noi dobbiamo terminare entro le ore 18, mancano 4 minuti, quindi siamo proprio vicinissimi al termine. Nella mozione che è indicata appunto dall'UNCAT si fa presente ovviamente che vi è questa oramai presa di possesso dell'intelligenza artificiale in tanti di quei settori, tra i quali anche lo stesso campo tributario. La stessa amministrazione finanziaria si sta già avvalendo dell'ausilio degli strumenti informatici, che sono appunto basati anche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. C'è un sistema che si chiama Indici di Affidabilità Fiscale, ISA, giusto? E c'è anche un logaritmo ovviamente che viene usato che si chiama Vera, ovviamente c'è un grosso incoraggiamento insomma per quanto riguarda già la denominazione del logaritmo, e questa utilizzazione perciò avrebbe lo scopo di contribuire alla certezza del diritto, ma ci sono problemi sicuramente di trasparenza, innanzitutto per capire con quale metodologia si arriva alla formazione di questi algoritmi e quindi anche alla implementazione del logaritmo, e per comprendere poi anche quali possano essere gli accessi che può fare il privato poi alla formazione che arrivi a portare perciò attraverso l'intelligenza artificiale alla elaborazione di procedimenti e quindi poi di provvedimenti. Quindi a maggior ragione, sarò particolarmente sintetico, vi erano più passaggi che si potevano richiamare, ma di certo vi è da considerare che noi siamo appunto nell'Unione Europea e i richiami ci sono sembrati più che puntuali nel corso del Congresso Nazionale Forense, che vengono fatti ai regolamenti dell'Unione Europea e alla Carta Etica Europea sull'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale, che è stata presa come dato acquisito nell'ambito delle mozioni che sono state appunto approvate. Quindi dicevo, si arriva a questa autorità nazionale indipendente che ci auguriamo possa davvero prendere piede per far sì che si possa avere il controllo appunto dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, questo parere preventivo e vincolante che attenga soprattutto alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali di uno Stato di diritto, con i vari principi che non vi sto ovviamente a ripetere perché li conoscete certamente meglio di me, tra i quali però sicuramente viene al primo posto quello del contraddittorio, la possibilità perciò di poter contraddire avendo piena contezza delle procedure e delle metodologie che hanno portato alla predisposizione dei provvedimenti. E colgo l'occasione, perché sapevo che qui avremmo avuto la presenza dell'avvocato Guido De Rossi, per ricordare che la Federazione Europea degli Avvocati, della quale l'avvocato De Rossi è stato presidente, se ce lo dobbiamo ricordare, a sua volta ha fatto pervenire le linee guida nel corso del congresso, che devono appunto ispirare, secondo la formulazione e l'elaborazione della Federazione Europea degli Ordini, devono ispirare appunto il controllo sulla intelligenza artificiale, quindi la comprensione della tecnologia, la consapevolezza delle sue limitazioni, l'aggiornamento sulle normative, l'integrazione con le competenze umane, il rispetto del segreto professionale e la protezione dei dati personali. In pratica è come da dire che sull'intelligenza artificiale noi come avvocatura, più che subirla, dovremo cercare di governarla. Grazie.
sera, ringrazio il Presidente degli Avvocati di Tradisti e ringrazio tutti per la partecipazione. Grazie a tutti. Speriamo di poterci aggiornare sulle normative che stanno via via per essere approvate. Grazie.